al di là della proiezione del video, sicuramente una bella partecipazione a questo evento cinematografico internazionale. Sì, perché il tutto coincideva proprio con il giorno dell'inaugurazione. Per i ragazzi è stata un'esperienza formativa sicuramente, come lo è stato anche la realizzazione del video, perché hanno visto da vicino come si gira un film, le cose che bisogna fare, quelle che non bisogna fare assolutamente. E se all'inizio erano molto entusiasti, soprattutto nella mattinata, nel pomeriggio erano un pochino stanchi perché è un lavoro che richiede molta molta pazienza. Quel video è stato realizzato qualche mese fa, eravamo presenti anche noi e tanti ragazzi, una bella partecipazione. Avete scelto come tematica quella del bullismo. Sì, bullismo, legalità e solidarietà. Scolmovi ci aveva dato un ventaglio di scelte, di tematiche da sviluppare. Noi abbiamo scelto queste tre e l'abbiamo ambientato proprio in via di Vietri, nella via davanti alla scuola. Ecco, che cosa deve rappresentare questo progetto secondo lei per i ragazzi? Qual è il messaggio da lanciare? Beh, il messaggio da lanciare è che il bullismo, la legalità, la solidarietà sono dei valori che devono apprendere già da piccoli, perché un domani potrebbero trovarsi in delle situazioni poco piacevoli. È una buona educazione alla legalità e alla solidarietà, sicuramente li formerà in una maniera migliore. Ecco, attraverso la realizzazione del video, come diceva lei, ragazzi hanno avuto modo di vedere come si lavora dietro e dinanzi ad una telecamera. Un progetto sicuramente, secondo lei, ecco, che ha conquistato il cuore e l'attenzione degli studenti. Sì, noi addirittura abbiamo coinvolto anche il liceo classico, solo come figuranti sulle finestre, ed erano tutti entusiasti di questa cosa. Abbiamo coinvolto i commercianti di via di Vietri. Il comune ci ha chiuso la strada per farci lavorare in tranquillità e loro sono rimasti entusiasti di questa esperienza.